di consapevolezza che all'inizio proprio non puoi prevedere. È stato un finale di festival con un crescendo rossiniano in termini di presenze e di ospiti che si sono alternati sul palco in piazza 20 Settembre a Fano. L'edizione di quest'anno di Passaggi ha definitivamente consacrato la manifestazione alla città, dopo il coraggioso approdo in piazza con le incognite di gradimento e di patemi d'animo dell'organizzazione per l'affluenza. Quest'anno ancora i numeri non si conoscono, ma a chi l'ha frequentata è balzata subito all'occhio la differenza. La comunità fanese e i locali e i turisti hanno saturato ben presto tutti i posti messi a disposizione dall'organizzazione e anche quelli non ufficiali di panchine e tavolini di bar ed esercizi commerciali. La piazza è il fulcro indiscusso e indiscutibile della manifestazione, ma anche il coinvolgimento di altri siti è stato un successo. Tutti pieni i laboratori, sparsi tra centro e mare, e anche i suggestivi satelliti della corte malatestiana, di San Francesco e di San Pietro in Valle, oltre che alla Memo, ormai definitivamente incoronata la seconda piazza del festival. Sul calibro degli ospiti e dei giornalisti sul palco basta fare i loro nomi per fare tremare i polsi a tutti. Alcuni veri mostri sacri della divulgazione scientifica come Piero Angela, da 66 anni in Rai, sul palco nella giornata di sabato del festival per ricevere il premio Barbato per il giornalismo dalle mani di Nicola e Tommaso Barbato, assieme al sindaco Massimo Seri e dal presidente dell'ordine che patrocina il premio, Franco Alisei, consistente in un'opera dell'artista Giovanni Bellantuono. Quello che scrivi diventa una barchetta che va sull'acqua, poi affonda e tutto è dimenticato. Ed è vero, noi siamo tutti molto così, viviamo un giorno e poi scompariamo. La giornata di sabato ha visto anche altri ospiti, grandi calibri del giornalismo, presentare le loro ultime fatiche letterarie, come Marco Travaglio con un libro su Berlusconi. Poi il 4 marzo gli elettori hanno deciso diversamente e quindi Renzi e Berlusconi, facendo i loro conti, hanno capito e non c'erano i numeri. E allora è iniziato il gioco che poi ha portato alla nascita di questo strano, stranissimo governo. E Alan Friedman, che ha chiuso la giornata parlando di economia italiana, intervistato dalla giornalista del Corriere della Sera, Lorenzo Salvia. Non esiste nessun grande paese industrializzato, esiste soltanto in qualche piccolo paese dell'est Europa, è considerato screditato dalla maggior parte degli economisti seri nel mondo e non una soluzione di niente, anzi. La flat tax potrebbe fare solo danni enormi all'economia italiana. Archiviato un sabato con i fiocchi, la giornata conclusiva della domenica non è stata da meno. Un'altra giornata da incorniciare e di grandi protagonisti, che ha toccato il suo apice con l'evento clou della manifestazione, la consegna del premio Passaggi 2018, il riconoscimento che ogni anno è conferito ad una personalità che si è distinta per l'attività di saggistica e per la figura morale, che quest'anno è andato alla senatrice a vita Liliana Segre, intervistata da Bianca Berlinguer di Rai 3, prendendo spunto dal suo libro La memoria rende liberi. Ma prima della Segre, altri grossi calibri del giornalismo hanno fatto la pariglia con la Berlinguer: Mario Giordano, che ha portato qui il suo avvoltoi, e poi il direttore di Rai News 24 Antonio Di Bella e la giornalista Andreina De Tommasi. In mezzo a tutto ciò, l'inossidabile Mario Capanna, per ricordare mezzo secolo dopo le lotte del 68, dove lui fu un protagonista indiscusso. Alle 22, la cerimonia ufficiale della consegna del premio Passaggi, alla presenza dell'assessore Marchegiani e di Nando Della Chiesa come presidente del comitato scientifico di Passaggi, consistente in un'opera dell'artista Giulio Marcucci, hanno spento così le luci su questa appagante edizione di Passaggi 2018.